Cordiale buonasera amici sportivi di Eleven Sport, ben ritrovati all'appuntamento con le dirette casalinghe dell'Ariosto Palamano Ferrara. Si affrontano in questo turno infrasettimanale d'anticipo della quarta giornata del girone d'andata della Serie A Beretta femminile, le campionesse d'Italia della IOMI Salerno, ospiti della Ariosto Palamano Ferrara. I sette dell'Ariosto sono Villoslada fra i pali, Tanic per quanto riguarda la cabina di regia, Tomova contromano, terzino sinistro, lei che è mancina, Martina Crosta terzino destro, il pivot è Fernanda Marrocchi, le ali sono Luciana Fabbricatore e Martina Cro e Katia Soglietti. Un buonasera, ben ritrovati da Enrico Bonzanini, ben ritrovati anche dal nostro Beppe Celeghini. Un saluto a tutti, si dicevi bene Enrico, partita molto complicata per le padroni di casa che stanno vivendo un periodo difficile, ancora ferme a 0 punti, chissà che non riescono a fare l'impresa, ma le qualità delle campionesse d'Italia è fuori discussione. Quindi Salerno è una partita complicata, speriamo, confidiamo che sia una bella partita. Ovviamente Tomova non gioca contro mano, è partita terzina
terzina a sinistra nel lato che lei preferisce, la 44 classe 2002, arrivata in sostituzione nello slot stranieri di Marinella Panayotova, passata fra le fila di Pontini. La palla per Stettler, che trova il pertugio corretto. C'è il 7 metri fischiato dal direttore di gara. I direttori di gara di questa sera sono Roberto Zancanella e Daniele Testa, fischietti esperti e di alta fascia per un match attenzionato, vista la presenza sugli spalti del palaboschetto del commissario tecnico Beppe Tedesco. La trasformazione da parte di Ramona Majnojlovic è la prima rete di questa partita, l'1-0 per Salerno. Majnojlovic è una delle più straordinarie primizie a livello di talenti della pallamano italiana. E nella massima punizione ha dimostrato di avere mano calda e freddezza, spiazzando il portiere di casa e trasformando con precisione. Vantaggio delle ospiti 1-0. Tomova spara alto, anche la difesa di Krnic non ha aiutato, c'è la ripartenza veloce proprio di Majnojlovic che guida la seconda fase, sbuca Majnojlovic alle spalle di Tomova, poi Soglietti prova a lanciare Tomova, bravissima, ottima la giocata di Tomova nel saltare Krnic, davvero pregevole la giocata per il gol dell'1-1 e Tomova va a rispondere a Majnojlovic. Pareggio delle padrone di casa, la giovane bulgara, nuova straniera dell'Ariosto, subito ha presentato le sue qualità e lei ha l'impostazione con Martina Crosta. Stettler va a commettere invasione, poi Marrocchi, c'è un'altra azione di invasione con la parata di Elisa Ferrari che aveva disinnescato il tentativo da parte di Fermarocchi. Dalla Costa para Villoslada, partita adesso non bellissima. Una prodezza per parte dei due estremi difensori, brave entrambe le portieri, ora sono le ferraresi in avanti, ancora con la giovane bulgara, raddoppio, 2-1. Tomova ancora riesce a trovare il varco corretto, e per Mari Tomova il gol numero 2, cercatissima dalle compagne di squadra, si lamenta Elisa Ferrari di un atteggiamento difensivo, probabilmente non esattamente in linea con le sue aspettative. Per Salerno lo starting 7 è formato ovviamente da Elisa Ferrari, con Majnojlovic, Krnic e Dalla Costa sulla linea degli esterni. Per quanto riguarda invece l'ala a sinistra c'è la capitana Giuseppa Napoletano, Lucila Stettler a completare in pivot, mentre c'è la conclusione di Dalla Costa, giocatrice importantissima anche in chiave nazionale, lo dimostra ovviamente con questo giro di Paulson in piena elevazione che spiazza Villoslada. Dalla Costa all'incrocio dei pali ristabilisce immediatamente le distanze, punteggio di parità e gara in questi primi minuti equilibrata. Mancava ovviamente l'ala destra, è Vittoria Romeo che va a ricoprire quello slot, mentre invece noi andiamo ovviamente anche a segnare la rete di Ilaria Dalla Costa, vice capitana della IOMI Salerno campione d'Italia. C'è il fallo di Majnojlovic con il cartellino in arrivo, Majnojlovic è stata alta sulle gambe in questo caso e ha reso evidente il tocco con le braccia. Majnojlovic che è figlia e sorella, figlia d'arte sicuramente, ma anche sorella d'arte, perché il ragazzo, il fratello, ha fatto una stagione clamorosa ad Anzara nella passata stagione, con medie assolutamente irreali che lo hanno reso uno dei giocatori più performanti di tutta la Serie A2. La palla nello spazio, non riesce a servire Tomova Marrocchi, troppa velocità nell'azione dell'Ariosto, e c'è ovviamente Ferrari che viene a dare una mano anche alla manovra in ripartenza con Dalla Costa che mette tutti tranquilli. Piccolo break anche per Elisa Ferrari che ovviamente va a discutere di situazioni di porta con la sua dirimpettaia. Dalla Costa per Krnic, Dalla Costa ancora va a cercare la giocata, è la rete identica, fotocopia. Sì, Dalla Costa si è dimostrata giocatrice non trascurabile alla conclusione, un incrocio dei pali e un'altra conclusione che ha spiazzato la pareggia in questo momento ancora a Tomova. Sembra essere un monologo della giovane bulgara per il padrone di casa. È 3 su 5 per Tomova dal campo, se le prese tutte lei le conclusioni in questo inizio di gara. 3 a segno, 2 invece bloccate. Dalla Costa qui rischia l'invasione di passi. C'è la difesa ancora di Mari Tomova che si sta sicuramente facendo notare in questo inizio di partita. Lei che va a comporre assieme a Martina Crosta e a Maja Tanic il pacchetto di esterne della formazione ferrarese. Ancora Majnojlovic. La palla per Krnic. Krnic probabilmente c'era anche
un limite di invasione di passi, viene fischiato il fallo invece che annulla l'eventuale infrazione della giocatrice. Dalla Costa qui lascia partire la frustata, palla che non inquadra lo specchio della porta, e per Maria Villoslada è facile far ripartire l'azione da Atomova, che non ha un buon aggancio. Poi va a servire Tanic, Laura Avram dalla panchina va a dare indicazione alle sue, Tomova ancora, palla sotto all'incrocio, va a piegare le mani ad Elisa Ferrari che sta vedendo i fantasmi con Tomova. La palla per Giuseppa Napoletano che va a scontrarsi contro il muro difensivo, è il primo vantaggio dell'Ariosto, Tomova per 4 si potrebbe dire nel titolo di questo avvio. Al minuto numero 7 c'è il vantaggio da parte della formazione di casa, che nonostante l'inizio abbastanza lanciato delle ospiti, campionesse d'Italia, ha risposto bene. Soprattutto con la sua bulgara Tomova, c'è stato in questo frangente una sanzione e ristabilisce immediatamente le distanze Salerno. Gol di Krnic che va a ristabilire l'ennesima parità con Natasha Krnic. Poi Tanic, la palla per Tomova che vede Marrocchi, di forza Marrocchi, gol importantissimo questo per la formazione di casa, perché a difesa piazzata ha trovato il pertugio giusto, ma di forza si è girata. Bravissima Tomova, ma bravissima perché si è trasformata anche in giocatore assist, servendo un pregevole assistenza per la compagna, brava a realizzare Marrocchi. E prima marcatura della uruguaiana, punteggio di 5-4. Manojlovic, la palla per Krnic, giro palla va a premiare, a coinvolgere anche Romeo. Ancora Krnic dalla Costa, rubata da parte di fabbricatore Stettler, riesce tentacolarmente a ritornarvici. E poi la grande giocata tentata da Ilaria dalla Costa, che prova con un sottomano in precaria elevazione a spiazzare Villoslada. C'è l'errore della numero 4 in maglia PDO Salerno. Ancora Tanic, la palla per Tomova, spazio per Tomova che torna da Tanic, c'è il fallo su Tanic, 9 metri fischiato alla formazione di casa, che può ripartire da una grande giocata offensiva fermata soltanto sotto fallo. E poi ancora Martina Crosta, Soglietti, Manojlovic ha 22 reti in 3 partite giocate, computo davvero molto alto per la giocatrice che viaggia una media alta. Fabbricatore, c'è il 7 metri e la Ariosto ha la ghiotta possibilità per il massimo vantaggio, con Katia Soglietti che è pronta ad andare sull'attacca dei 7, e per Ferrara potrebbe essere il massimo vantaggio di questa partita, dopo aver toccato sul 4-3 la prima situazione di vantaggio. C'è Elisa Ferrari a provare a disinnescare Soglietti, Soglietti la mette sotto all'incrocio. Rigore al limite della perfezione per la capitana dell'Ariosto. 5-6-4 ed è massimo vantaggio al decimo minuto, con Katia Soglietti che ha segnato una rete non così semplice. Beh, per la prima volta Ferrara ha 2 reti di vantaggio, prima mini fuga e primo momento non tranquillo per le campionesse d'Italia. Alla Costa va a cercare ancora Manojlovic. Palla lunga per Stettler, c'è la possibilità di contropiede per Villoslada che non si accorge di Marrocchi, che viene trovata poi in un secondo momento alla parata di Ferrari. Era difficilissimo il lancio provato da Maya Tanic, c'era Villoslada che avrebbe dovuto accelerare, non se l'è sentita. Poi Crosta esce molto forte su dalla Costa, ottima azione difensiva di Martina Crosta. Sì, pregevolissima l'azione precedente, dal lancio di Tanic al controllo e tiro di Marrocchi, bravissima Elisa Ferrari a chiudere la porta e a dire di no. Krnic, la palla per dalla Costa, ancora Krnic, in lo scambio fra tutte e tre il pacchetto di esterne di Salerno, Manojlovic di forza, la tiene Villoslada e c'è il fallo tra Soglietti e Crosta su Ramona Manojlovic, si riprenderà con un tiro dai 7 metri e sarà Ilaria dalla Costa a provare la trasformazione contro Villoslada. Resta ferma Villoslada, dalla Costa la spiazza con la rete numero 3 della sua partita, aggancia, anzi si affianca, prende la scia di Mari Tomova che resta per il momento top scorer con 4 reti. 3 cambi in casa Ariosto Ferrara, con Brittos che prova a sparigliare le carte. Vediamo con De Santis, Ferrara,
e Manfredini in campo, che risposta darà l'Ariosto? Solitamente Manfredini era un cambio difensivo, mentre invece coach Carlos Britos prova a lanciarla anche in mezzo alle maglie di Salerno. Tanic, gran gol questo di Tanic, con l'errore da parte di Salerno, rea di aver fatto avvicinare troppo ai 6 metri la giocatrice ex Casalgrande. C'è la traversa di Majnojlovic col fallo di Tomova. Gara da ex per Martina De Santis. Gara da ex, l'anno scorso era nelle file delle quelle che poi sono diventate campionesse d'Italia, quindi particolari emozioni questa sera e magari voglia di rivalsa. De Santis e Manfredini, che hanno condiviso la grande soddisfazione delle vittorie di questa selezione nazionale che a Chieti ha incantato, e poi in quella selezione, in quella manifestazione, Tomova fu con la Bulgaria top scorer. Napoletano va a cercare ancora dalla costa Krnic, la palla per la grande giocata e lo splendido gol di tutto polso da parte di Vittoria Romeo, la rete numero 1 per la mancina di Salerno, con Tomova che già dall'altra parte prova a scaricare per Ferrara. C'è anche il recupero da parte di Romeo. 7-6, possibilità della parità per Salerno, che va a cercare una seconda fase veloce. Napoletano non può attaccare su De Santis, si posiziona anche Soglietti, è costretta l'azione piazzata a Salerno. 12 minuti, 7-6, punteggio alto. Sì, abbiamo assistito al primo errore di Tomova, che ha peccato nel scarico a Ferrara, quindi concedendo una ripartenza alle campane, che stanno costruendo una nuova azione d'attacco. Stettler, la palla per ancora Krnic, l'altra giocata da parte della di Romeo, la parata di Villoslada che gli dice di no. 13 di gioco, 7 per l'Ariosto pallamano Ferrara, 6 per Salerno, che resta ancora in rincorsa. La palla, gran giocata di Dalla Costa per Giuseppa Napoletano, che trova il gol del pari. Davvero un gran gol questo per la capitana di Salerno, che in caduta ha trovato un'azione a lei molto congeniale. De Santis manovra in direzione di Tanic. Pensare che De Santis a Salerno fungeva anche da cambio pivot, mentre invece è arrivata a Ferrara per giocare da esterna, senza soluzioni di continuità con il proprio recente passato. Una giocatrice che a Leno ha fatto vedere cose importanti nella prima vera giornata di impiego continuativo. Tomova rischia la persa, la palla per Tanic, vicini alla chiamata del passivo. Tanic, viene sporcata la palla da Dalla Costa. Dalla Costa fa ripartire l'azione da Ramona Majnojlovic, ancora Dalla Costa, c'è spazio, si gira molto tardi Manfredini, c'è la rete da parte di Laria Dalla Costa e adesso c'è il controsorpasso con errore per Romeo, che può ripartire in contropiede e segnare. Probabilmente arriverà anche la chiamata di time out per coach Britos, e dal 6-9 arriva un controparziale thrilling di 5-1 che costringe al time out coach Britos. L'ha un po' mollato Ferrara, ha perso un paio di palloni banali in chiave offensiva, concedendo il contropiede alle campane, che non si sono fatte perdonare, hanno ricucito lo strappo e soprattutto hanno sorpassato e sono portati in vantaggio di 2 reti. Quindi ora la reazione spetta alle ferraresi, sotto di 2 gol, massimo vantaggio per le salernitane, e quindi vediamo ora la reazione delle ragazze di coach Britos. Dovrà essere una reazione abbastanza immediata, una reazione che per il momento non si vede, è una reazione che per il momento non è, si è ancora avuta. Dovremmo aver risolto anche i problemi di audio che hanno contraddistinto questi primi 13 minuti di gioco, 13 minuti che hanno visto Salerno prima cadere a meno 2 sul 6-4 di parziale alla decimo e poi ritrovare pienamente
la forma con un 5-1 di parziale che ha costretto Coach Britos al time out. Manfredini non raccoglie un pallone apparentemente semplice, può ripartire la manovra di Salerno con la giocata di Martinez. Neo in campo, è entrato in campo Martinez nella posizione di pivot al posto di Stettler, quindi Stettler lascia il campo a Martinez Bizzotto. Non cambiano invece le altre effettive con Salerno, anzi c'è un altro cambio in campo, anche Giulia Rossomando al posto di Giuseppe Napoletano, fa girare ovviamente la sua ampia rosa tecnico Avram di Salerno. Crosta, prova a far partire Manfredini, c'è la possibilità di lanciare in contropiede Ferrara che non usa il palleggio ma trova un grande gol che era Ferrara. Ferrara si dimostra giocatrice molto dotata tecnicamente, anche giocatrice che non ha paura di attaccare. Bellissima tutta il contropiede con Manfredini che ha servito l'ala, la giovane Ava Ferrara, a tu per tu con Elisa Ferrari, quindi non l'ultima arrivata fra i portieri, l'ha superata con un delizioso pallonetto che ha terminato la sua corsa docilmente in fondo alla rete. Dalla Costa va a cercare la giocata sul pivot, la parata di Villoslada, e stavolta Dalla Costa ha tirato per la quarta volta sul lato lungo senza incrociare. Villoslada ha fatto quel mezzo passo che le ha consentito la parata. Crosta cerca la giocata personale, De Santis si deve fermare contro il muro di Salerno, la palla per Ferrara, spazi ovviamente chiusi, De Santis, bella la giocata per Tanic, grande giocata di Mariana Tanic, è rientrata in campo alla perfezione l'Ariosto, 2-0 di controparziale. È servito il time out chiesto da Carlos Britos, coach dell'Ariosto Ferrara. Le ragazze sono rientrate in campo con il giusto temperamento e la giusta determinazione, ricucito immediatamente lo strappo, punteggio nuovamente in parità. Equilibrio al Palaboschetto, 9-9 fra le campionesse d'Italia in carica della Iomi Salerno e l'Ariosto Palamano Ferrara, che dopo un avvio di campionato molto complicato ha ovviamente l'obbligo di provarci stasera almeno con una grossa prestazione. Solito lato lungo, Ramona Majnojlovic non perdona davvero, questa ragazza ha qualità importanti, è una 2002. Ecco, questo va a impreziosire ulteriormente il livello di questa ragazza giocatrice che ha dimostrato anche qua al Palaboschetto di Ferrara le proprie doti. Continua ad attaccare l'Ariosto con Crosta che cerca il varco, riesce in qualche modo a servire Manfredini che è braccata dall'intervento di Romeo. Romeo interrompe fallosamente ma in maniera intelligente l'azione. Tanic, la palla per De Santis, cerca il varco, che giocata da parte di De Santis che trova il gol sul palo più lontano. Su quel palo Ferrari sta facendo molta fatica. Sì, bravissima De Santis perché in precario equilibrio, intanto ancora in vantaggio nuovamente Salerno, punteggio di 11-10. E Majnojlovic trova un'altra grande giocata, poi Tanic sbaglia il lob per Chiara Ferrara, poteva essere anche un principio di volante, più uno palla in mano. Salerno in questa situazione non ci si è mai trovata in partita. Sì, Salerno si trova in vantaggio, Ferrara ha sbagliato un passaggio apparentemente facile con Chiara Ferrara che non ha raggiunto il pallonetto, concedendo questa nuova iniziativa offensiva alle campionesse d'Italia. Continua la circolazione del pallone con Krnic, la palla per Dalla Costa, Dalla Costa su Majnojlovic, Romeo ancora, manca la porta Romeo, 10-11, si resta sullo stesso punteggio, il punteggio che vede ancora Salerno avanti di una lunghezza, la palla che viene giocata da Crosta. Crosta cerca De Santis, Tanic, ancora Soglietti, giro palla che va a premiare ancora Martina De Santis, si fa vedere Soglietti, Crosta cerca la giocata personale, Martina Crosta prende il palo, aveva cambiato palo, aveva provato sul primo palo anche perché Elisa Ferrari probabilmente andava a presidiare il palo dove è stata battuta per più volte. Arriva il 2 minuti per Crosta e qui lo dico senza faziosità, se Crosta fosse caduta forse era anche un principio di sfondo. Sì, il confine era molto sottile fra lo sfondamento e il fallo fischiato a Martina Crosta, che dopo aver colto il palo esterno nella precedente azione offensiva è stata incappata in fallo. 2 minuti e Ariosto Ferrara in inferiorità numerica. Rossomanno, anzi cambio ancora sulla con Francesconi. Francesconi, sì scusate, era Francesconi non Rossomando, va a cercare la giocata all'interno dell'area per Martinez che aveva già invaso, c'è il cambio di possesso, altra girandola di cambi,
rientrano in campo Marrocchi e Tomova, escono dal campo Crosta, beh ovviamente Crosta deve lasciare campo perché è in due minuti, anzi c'è il cambio attacco e difesa con l'assenza del portiere, gioca senza il portiere la formazione di casa in questo attacco per cercare di appianare quella che è una inferiorità numerica. Tanic va a cercarlo uno contro uno, il fallo commesso dall'area della Costa, si resta su 9 metri, va a effettuare immediatamente il rientro in campo della propria estrema difensore coach Carlos Brito. Stomova, c'è la chiamata del passivo, Tanic, gran palla di Tanic per Marrocchi, viene fischiata invasione, mi convince un po' poco questa chiamata ma ovviamente l'arbitro era molto meglio posizionato. Romeo stampa la traversa, è fortunata perché la palla arriva ad alla Costa, Tanic non è riuscita a girarsi in tempo. No, non ce l'ha fatta, il pallone è rimasto alle ospiti con Dalla Costa che è stata la più lesta a raccogliere la respinta della traversa. Altro cambio per Salerno che sta davvero effettuando quasi cambi volanti, Kernic, la palla per Dalla Costa, gran palla di Dalla Costa per Martinez, questo è un gol davvero molto molto bello, sblocca il suo tabellino Valentina Martinez Bizzotto con la prima rete ed è anche il momentaneo più due che recita a referto il massimo vantaggio per la formazione ospite con la rete di Martinez al minuto numero 21 di questo primo tempo. Ferrara, a palla per Tanic, Tanic cerca De Santis, Tomova, Tanic ancora in doppio pivot Soglietti, Tanic deve tirare, manca la porta, non poteva fare oggettivamente altrimenti perché aveva già chiuso il palleggio. Sì, non trova lo specchio della porta, era chiusa, ha dovuto tentare la conclusione. Punteggio di più 2 per Salerno che diventa più 3 adesso. Gran bel gol qui da parte di Francesconi che trova la rete. Anna Giulia Francesconi in grande precario equilibrio, probabilmente anche sotto fallo, si ripropone la parità numerica quando però ovviamente Salerno ne ha approfittato in maniera massimale. Parziale aperto di 4-1 dalla chiamata di due minuti a Martina Crosta ad adesso. Non sorprende il fatto che una formazione della qualità dello Yomi Salerno approfitti della superiorità numerica, ne ha approfittato con il massimo del punteggio possibile. Provato con una giocata cestistica di piede perno, Katia Soglietti ad ingannare la più giovane collega Francesconi. Francesconi in un primo momento anche abboccato alla finta della capitane classe numero 77 e poi in un secondo momento ha deciso di spendere un fallo che ha ripercussioni relative, visto e considerato che è solo 9 metri, che lascia il possesso a Ferrara, attacca Crosta, Crosta cerca un varco, Tanic per Tomova, Tomova sbaglia la gittata del passaggio, era un passaggio molto difficile questo. Ferrari riparte in contropiede, Francesconi nel traffico, grandissimo gol di Francesconi, ha trovato la conclusione più complicata possibile e l'ha mandata in fondo al sacco, nuovo massimo vantaggio Salerno. Palla persa per Ferrara e Salerno che punisce immediatamente, ripiegamento diagonale di Fabbricatore non sono state sufficienti, la giocatrice di Salerno è stata abilissima a incrociare davanti a Viloslada e a portare il punteggio a più 4 per lo Yomi Salerno. Tomova va a cercare Tanic, Tanic ancora, Tomova si sblocca nuovamente l'Ariosto, lo fa per merito del proprio terzino, Majnovic sotto fallo riesce in qualche modo a scaricare, Martinez trova il gol, 11-15 rimane questa distanza anche se il punteggio, anche se il cronometro avanza, 7 minuti alla fine del primo tempo, 15-11, risultato per certi versi non fedele a quello che abbiamo visto nel primo tempo, ma quando ha scelto di accelerare Salerno è andata via. Entra in campo Carlotta Poderi, questa è un'altra bella notizia di giornata, non la si vedeva a Ferrara da tanto, non la si vedeva in campo da un po'. Tomova, la parata da parte di Ferrari, brava Tomova poi ad andare ad aggredire, ma Ferrari attentissima e Carlotta Poderi torna a fare la centrale nella sua Ferrara. Un'arma in più all'arco di Carlos Brittos, vediamo se sarà capace di sbloccarsi immediatamente, ritrovare il ritmo partita ed essere un valore aggiunto per l'Ariosto Ferrara. Lo è stato sicuramente a Oderzo, lo è stata ad Ossobuono, lo è stata anche nelle fila delle Estense,
ovviamente stiamo parlando di una giocatrice molto molto importante, di una giocatrice importante credo anche per il panorama della pallamano italiana. C'è il fallo di Marrocchi su Martinez, cambio fra i pali, fuori Villoslada, dentro Vitale, rigore del quale si andrà ad incaricare un'altra specialista, sono tante tra le fila del Salerno, ovvero Ramona Majnojlovic, che avrà la possibilità dal dischetto di fissare il nuovo massimo vantaggio sulle 5 reti. Majnojlovic spiazza Vitale, la rete numero 4 della sua partita, va a raggiungere Ilaria Dalla Costa. Il nuovo massimo vantaggio recita 11-16 ed è ad opera di Majnojlovic quando mancano poco meno di 6 minuti al gong del primo tempo. Poderi, crosta per Tomova, Tomova punta l'area, cerca l'imbucata per il pivot, c'è il fischio da parte del direttore di gara, partita che sta scorrendo via relativamente velocemente visto che ci sono pochi fischi, sono stati pochi fischi nell'ultimo minuto. Crosta la palla dentro per Poderi, altro fallo da parte di Dalla Costa, cenno di intesa con Majnojlovic, chiaro che avere Martinez e Dalla Costa lì in mezzo fa tutta la differenza del mondo. Passivo chiamato a Ferrara, Dalla Costa si alza, murata addirittura da Martinez, poi contropiede aperto con Francesconi che va a segnare. Ormai è assolutamente in fiducia Francesconi, non ne sbaglia più uno. Altro time out di coach Britos, che non vorrebbe che la partita scivolasse via, ma oggettivamente adesso la cosa si fa un po' più difficile. Sì, Salerno, la Iome Salerno ha stretto le maglie in difesa, più rocciosa, più arcigna, ed è il motivo per il quale Ferrara sta facendo molta molta più fatica ad arrivare alla conclusione. E la murata subita nell'ultima azione dalle ragazze dell'Ariosto ha fatto sì che si sia potuto aprire il contropiede, spazi aperti e punteggio che si dilata 17-11. D'altronde il valore della Iomi Salerno era fuori discussione. L'Ariosto Ferrara ha giocato alla pari i primi minuti, nel corso poi dello svolgersi del primo tempo stanno emergendo i valori, un paio di individualità di Salerno ma anche tutto il complesso sono veramente notevoli. L'Ariosto Ferrara ci sta mettendo grinta, determinazione, ma il divario si sta allargando a favore delle campionesse d'Italia. Sotto gli occhi del selezionatore Beppe Tedesco, che oggi è venuto qui al Palaboschetto anche perché è l'unica gara in programma, gara di cartello, non si è lasciato scappare l'occasione per vedere tante italiane in campo, sicuramente tante ne ha Ferrara, ovviamente punte di diamante assoluta per Salerno con Dalla Costa e Majnojlovic, che sono colonne assolute della nostra nazionale, ma ce ne sono anche tante altre di ragazze interessanti, perché ovviamente anche Martina De Santis fa parte di quella filiera di giocatrici che fanno parte della nazionale giovanile femminile, anche Manfredini giustamente. Tanic, Tomova, ancora Tanic, va a cercare Crosta, uno contro uno forzato, la palla per Soglietti che non può attaccare, ha perso l'attimo Katia Soglietti. Crosta, la palla per Tanic, l'uno contro uno, giocata di Tanic, e questo poteva anche essere una chiamata di due minuti per Martinez, mantenendo il metro che aveva portato all'esclusione di Martina Crosta in precedenza. 26 sul cronometro, 4 al termine, più 6 Salerno. Crosta va all'uno contro uno, la bella giocata di Crosta che cerca in un qualche modo fabbricatore. Altra chiamata di 9 metri con la solita ferma Marrocchi che va ad incaricarsene. Marrocchi scambia con Crosta, viene chiamato il passivo, 6 passaggi per chiudere l'azione. Crosta va in percussione, gran giocata di Martina Crosta che trova il gol, il primo della sua partita, sotto fallo probabilmente anche, è il meno 5. Martinez viene fermata col cronometro che continua a proseguire, continua ad andare. Adesso in mezzo la nuova play è Michel Costanzo. Costanzo va a cercare ancora Dalla Costa, Majnojlovic, scambiano le esterne, poi Dalla Costa va a parare Villoslada, vediamo se c'è l'occasione per il contropiede. Marrocchi, bella palla per Tomova, intelligente Tomova al varco, si inserisce Tomova, che gol da parte di Mari Tomova, sesto gol per lei. Che partita che sta facendo la 44, che diagonale imparabile per Ferrari, veramente pregevole in corsa, mirato secondo palo e diagonale che non ha lasciato scampo, veramente pregevolissimo. Molto brava Mari Tomova, che poi va a giocare come
terzo di difesa, quindi partita particolarmente dispendiosa la sua su una giocatrice molto molto fisicata come Martinez. Poteva anche starci il passi di Dalla Costa. Costanzo cerca il varco, si inserisce, segna ma sotto fallo, e gli arbitri fanno ovviamente notare che la rete è avvenuta dopo un'infrazione di passi, ma prima ovviamente del fischio arbitrale. Dalla Costa, Costanzo ancora in uscita, Crosta, molto brava Martina Crosta ad uscire forte sulla playmaker di Salerno. Il direttore di gara va a chiamare ovviamente a una diversa gestione difensiva. Passivo per Salerno, è il primo di questa partita, rischia la persa Majnovic, c'è il cambio possesso da parte di Ariosto con la palla per Marrocchi, in contropiede Marrocchi a scherzare con Ferrari, e questo è un break aperto per quanto riguarda Ariosto. 3-0 Beppe, il 14-17 con Marrocchi, e adesso la partita potrebbe anche cambiare. Beh, direi che in entrambi i casi il time out chiesto da Carlos Brito ha avuto poi l'effetto desiderato, perché l'Ariosto è rientrato in campo con la giusta determinazione, non trova lo specchio della porta Majnovic, quindi ripartenza per l'Ariosto Ferrara. Braccio più scarico per Majnovic, Tomova in palleggio, Tomova stampa la traversa, poteva essere gestito anche diversamente, perde la palla Francesconi, adesso qualcosa non sta funzionando più nella Iomi Salerno. Tomova, altro tiro, stavolta sotto evidente fallo, però Tomova ad onore del vero ha forzato troppo e qui concede un contropiede facile facile che riapre il parziale per Francesconi. Stavolta ha fatto probabilmente un errore Tomova nel forzare. Sì, si sentiva in condizione, era galvanizzata dalle ultime azioni positive, ma questa volta è stata fonte a peccato di egoismo. C'è il cambio tra Tomova e De Santis, meno 4, palla in mano Ariosto, un minuto al termine da giocare, Ariosto che avrebbe anche la palla del meno 3, vediamo se riesce a gestirla correttamente. Sono tante, 18 reti prese in un tempo, è anche vero che oggi c'è la Iomi Salerno, qui Marrocchi chiede troppo a Luciana Fabbricatore. Può ripartire Salerno con Majnovic, Majnovic a cercare la conclusione, la palla finisce dentro, è un grandissimo gol di Majnovic che ha segnato sotto fallo, e c'è il 2 minuti di Tanic, pesantissima questa sanzione, e guarda come con 2 episodi si è immediatamente tornata più 5, una squadra che sembrava aver patito ovviamente un contraccolpo, un rilassamento psicologico, e invece è arrivata l'immediata reazione. La grande squadra fa questo. Proprio così, dici bene Enrico, la grande squadra fa questo, e Salerno, qualora ce ne fosse stata bisogno di dimostrarlo, si è dimostrata ancora una volta una grande squadra. Ancora gioco fermo con direttore di gara al tavolo, e Ferrara comunque che ripartirà per questa ultima manciata di secondi in inferiorità numerica. Ferrara che dovrà fare 34 secondi in inferiorità numerica di questo primo tempo, più un altro minuto e mezzo circa nella ripresa. Situazione sicuramente non facile per una squadra che già si trova ad inseguire. Molto arrabbiato coach Carlos Britos, si prende qualche rischio il tecnico argentino, perché ovviamente va a prendere la decisione di attaccare l'ultimo possesso del primo tempo, salvo palle perse, a porta sguarnita. Crosta, pallone per Fabbricatore. Il tecnico di Salerno, Laura Avram, va a chiamare una difesa maggiormente evidente anche con le braccia, braccia alte come si chiama in sostanza. Crosta va ad attaccare De Santis, non c'è spazio, lo trova De Santis, viene chiamato a 9 metri. E questo però, insomma, se si rispetta il metro, poteva tranquillamente essere un 7 metri. Soglietti, la palla per Marrocchi, non c'è il pallone, attenzione a Ferrari che può tirare, è già rientrata Villoslada, palla che viene parata. 30° minuto, finisce il primo tempo, il punteggio è sul 14-19, chiude sul più 5 Salerno al 30°. Linea alla regia, ci risentiremo nel secondo tempo.
Un cordiale saluto e ben ritrovati dal Pallaboschetto, amici sportivi appassionati di pallamano di Eleven Sport, da Enrico Bonzanini e Beppe Celeghini un sentito ben ritrovati. Si riparte dal 14-19 che ha chiuso il primo tempo con Salerno che schiera Ferrari ancora fra i pali, con sulla linea degli esterni Krnic, Dalla Costa e Majnojlovic, napoletano, e la giocatrice in maglia numero 24 Sirella Loretti Matos in posizione di ala destra. Stettler in pivot a completare. Matos non aveva, Loretti non aveva ancora esordita, perde subito un pallone, c'è il recupero da parte dell'Ariosto con Fabbricatore che sprinta, accelera, para Ferrari che mette a segno la prima grande parata di questa partita. Ferrara che invece risponde con Viloslada fra i pali, De Santis, Soglietti, Tomova, Fabbricatore e Crosta. Ovviamente c'è l'unità in meno in virtù del due minuti fischiato a Marrocchi. Un secondo tempo in salita per l'Ariosto, un secondo tempo invece che si appresta ad essere di quasi gestione per una Salerno che avrà anche impegni di coppa, per questo la partita è stata anticipata. Majnojlovic ha ripreso da dove ha lasciato. Indubbiamente si era iniziato con un bel recupero difensivo da parte di Tonova e poi un contropiede sprecato da Fabbricatore, però complimenti a Ferrari, l'estremo difensore campano che ha compiuto una prodezza. Sul cambio di versante Salerno non ha commesso errori e ha portato a più 6 il punteggio, 20-14. Ora Martina Crosta prova a ricucire la manovra, Tomova per Crosta e palla persa nuovamente, persa banale. Elisa Ferrari lancia il contropiede, la fiera delle palle perse. Tomova, secondo recupero in questa ripresa, Fabbricatore per Tomova. E Elisa Ferrari si dimostra ancora una volta un ottimo portiere deviando sopra la traversa. 1.34, qui probabilmente Tomova avrebbe potuto servire la meglio piazzata a Crosta che gli ha anche mimato questa azione. Si resta sul meno 6 che è un nuovo massimo vantaggio dopo aver ovviamente recuperato anche la parità numerica. È rientrata in campo anche Fernanda Marrocchi, il pallone per Dalla Costa, Dalla Costa su Krnic. Loretti Matos va in posizione di doppio pivot, la bella palla questa per Napoletano, para Viloslada che poi viene colpita in pieno volto, classica pallonata sul volto, sul naso, cenno d'intesa con il direttore di gara, sono quelle pallonate sul naso che fanno anche male, ovvia l'involontarietà da parte della capitana di Salerno, Pina Napoletano. Tomova, la palla per Crosta. Crosta va a cercare nuovamente Tanic, è Tanic che è tornato in mezzo con De Santis che si è riaccomodata in panchina. Tanic ancora, Fabbricatore, Tomova, Tomova para Ferrari, adesso Ferrari ha preso le contromisure a Tomova. Sì, l'estremo difensore di Salerno in questa ripresa si è trasformato in una saracinesca chiusa insuperabile per Ferrara. Palla persa ora per Salerno, ripartenza delle ragazze in divisa nera, padroni di casa, con Tanic che scarica per Tomova, palo esterno, però la palla recuperata ancora a Fabbricatore e questa volta è Marrocchi che riduce le distanze, punteggio di 20-15. Palla questa volta infilata fra palo e portiere sul primo palo. Elisa Ferrari non può fare nulla in questa occasione dopo tre prodezze consecutive. Continua ad attaccare la formazione di Salerno nonostante la rete dell'Ariosto. Krnic, il pallone per Dalla Costa, Dalla Costa su Majnojlovic, prova il doppio appoggio, la parata da parte di Viloslada e poi Fabbricatore sulla seconda palla sporca. Tanic per Fabbricatore, c'è spazio, Fabbricatore traversa e qui poteva essere gestita diversamente perché Ferrari non aveva dato segnali di uscita e quindi il pallonetto è sembrata la soluzione sicuramente più avventata. Krnic, Krnic va a servire Dalla Costa che passa da Majnojlovic, nuovamente le tre esterne che continuano a manovrare molto larghe, aspettano l'inizio del gioco. Brutta palla questa per Napoletano che non può tenere vivo il pallone e allora invece ne approfitta l'Ariosto per una seconda fase in palleggio gestita da Tomova. Tomova, altra pallonata su Ferrari,
Comova adesso sta sparando sulla portiera di Salerno. Sì, forse tenta qualche occasione di troppo. Intanto punteggio fermo, il cronometro fermato con time out, quindi pensiamoci sopra un attimo. Diciamo che in questa ripresa ha avuto un protagonista assoluto e parliamo di Elisa Ferrari, l'estremo difensore dello IOMI Salerno, che su 5 conclusioni 3 le ha bloccate, è riuscita a respingere, su una la traversa ha impedito al fabbricatore di aumentare il punteggio per le padrone di casa, per il resto diverse palle perse, fatica a costruire gioco da parte della Ariosto Ferrara, con Tomova che in un paio di circostanze è andata alla conclusione forse un po' troppo precipitosamente, quando si poteva ancora servire una compagna meglio posizionata, e invece la giovane bulgara ha tentato la conclusione da posizione forse non ideale. Elisa Ferrari non si è fatta pregare, da portiere di grande qualità qual è, a impedire che il punteggio, che la rimonta delle padrone di casa si potesse materializzare. Riparte Salerno da dove aveva sostanzialmente interrotto, ovvero un'azione offensiva. Laura Avram ha chiamato il time out in pieno contropiede, ha visto probabilmente un calo al quinto della ripresa da parte delle sue ragazze. Krnic qui continua a cercare Majnojlovic, la difesa muscolare da parte di Marrocchi, la palla ancora, l'errore di Dalla Costa per Napoletano. Adesso l'Ariosto ha alzato i giri del motore difensivo. Tanic, anzi è Crosta che manovra il contropiede, Crosta sotto mano che trova il gol, soluzione che sorprende Ferrari. Ferrari che si arrabbia con la sua difesa per aver lasciato sguarnito il buco, sbaglia Loretti Matos, c'è l'azione di rimessa che riprenderà da Villoslada. Partita stranissima stasera, Beppe. E sono 3 le palle perse consecutive in attacco dalle campioni d'Italia, fatto totalmente inusuale. Ora Ariosto è chiamata ad approfittare di questo momento di appannamento offensivo delle ragazze campane, ci prova Martina Crosta servendo fabbricatore, un assist per Marrocchi che viene anticipata. L'ottimo anticipo da parte di Stettler, che è una delle ex di questa partita, quella para per Majnojlovic. Majnojlovic sbaglia, terza palla persa di fila, va via fabbricatore in palleggio, non lascia scampo a Ferrari e adesso la partita è cambiata. Paradossalmente Salerno è uscita molto peggio dal timeout. Verissimo, si è rifatta Luciana Fabbricatore, che in un'azione analoga pochi secondi fa in solitudine si era fatta chiudere la conclusione sprecando il contropiede, questa volta invece è stata spietata trafiggendo il portiere ospite di Salerno e ricucendo un pochino il punteggio. Ora è meno 3 a favore, punteggio a favore di Salerno. C'è ovviamente l'azione d'area di De Santis che porta al rigore per Salerno. Sarà Dalla Costa a provare la trasformazione con Marta Villoslada, che sarà chiamata ovviamente a una situazione non semplice, ovvero quella di provare a disinnescare la conclusione della 4 della IOMI Salerno campione d'Italia. Dalla Costa va a spiazzare Villoslada, risblocca nuovamente anche il suo tabellino personale l'area della Costa, salendo a quota 5, 21-17. La top scorer per il momento è Mari Tomova per Ferrara, Majnojlovic per Salerno con 6 reti a testa. Settimo della ripresa, partita però ancora aperta. Curioso come nelle file salernitane Majnojlovic e Dalla Costa si siano spartite le trasformazioni dei penalty entrambe senza errori, quindi non c'è una rigorista ben definita nella formazione di Salerno, ma due giocatrici che si dividano il compito ed entrambe con il massimo del risultato fino adesso. Crosta, il pallone per Tanic, Tanic va a cercare il varco, non lo trova, c'è la persa dell'Ariosto, Majnojlovic lancia ma sbaglia, altro errore di rifinitura con Marrocchi che cerca fabbricatore, rischia la persa. Crosta, che gol sull'asse fabbricatore Crosta, veramente bellissimo, ma bello proprio l'inizio dell'azione con Martina Crosta che anticipa un avversario interrompendo l'azione di contropiede, azione velocissima, scambio Crosta fabbricatore e palla nell'angolino inarrivabile per il portiere Elisa Ferrari.
punteggio ancora di meno 3. Ormai si va avanti con questa forbice, meno 3, meno 4, ora difesa delle padroni di casa. Napoletano che prova a trovare la soluzione, Karnić va a trovare un gol incredibile. Queste sono le giocate che le abbiamo visto fare, ovviamente adesso anche per ragion tattica sta giocando contro mano. Krnic lanciata sicuramente in velocità, con quella fisicità è una giocatrice difficilissima da bloccare. Beh, la fisicità delle campane complessivamente è notevolmente superiore rispetto a quelle delle ferraresi, e sul campo sono cose, sono fattori che vanno un peso importante anche questo. Dalla Costa in difesa cerca di bloccare, qui De Santis fa tutto da sola, c'è il 7 metri per Ferrara, bravissima De Santis, coraggiosa in mezzo a Dalla Costa e Krnic a prendersi un 7 metri pesantissimo che, se trasformato, potrebbe permettere nuovamente a Ferrara di tornare a meno 3. Sì, sì, ovviamente si incarica della trasformazione l'esperta capitana Katia Foglietti, rigorista da tempo ormai in memore. Davanti a lei però c'è il cambio fra i pali di Salerno, quindi Katia Foglietti alla trasformazione. Segna Katia Foglietti andando a mettere il pallone sotto alle gambe dell'estremo difensore Mariana Ilic, entrata al posto di Ferrari. Gol importante di Foglietti, risponde immediatamente Dalla Costa, che trova un'altra rete importante, pesante in questa partita. De Santis, tutto da rifare per l'Ariosto. Meno 4, 20 al termine della gara. Tanic si sta rivelando però una trasferta un po' più ostica del previsto per una Salerno che arrivava qua ad affrontare una Ferrara che aveva lo spettro dello 0-4. L'Ariosto Ferrara è in una situazione delicata, difficile, quindi vende cara la pelle. Il tentativo di Ferrara è quello di sbloccarsi, di togliere quel fastidioso zero nella casella dei punti in classifica. Cambio volante immediatamente effettuato, rinuncia all'extra player coach Carlos Britos. Crosta il pallone per Tanic, ancora uno scambio, Tanic va a cercare la percussione da De Santis, para Ferrari. Questa è una parata molto importante, pesante, perché va a chiudere la possibilità del nuovo meno 3. E poi dall'altra parte, parata che raddoppia il proprio coefficiente di importanza, perché ci pensa Majnovic a ritornare top scorer con 7 reti, 19-24. L'Ariosto vive di folate. Sì, Majnovic si conferma giocatrice importante, top scorer della partita. Ferrara ora è chiamata a un moto d'orgoglio, ricucire il punteggio per poi magari avvicinarsi alle campioni d'Italia e giocarsi il tutto per tutto nei minuti finali. Che bella giocata qui da parte dell'Ariosto, che è sfortunata. Poi ci pensa anche un pizzico la fortuna a ridare qualcosa, con la possibilità persa però da parte di Tanic, che va a cercare un brutto lob, di giocare un extra possesso. L'Ariosto si sta disunendo sulle cose più facili. Vero, manca di continuità, non c'è la Tomova della prima frazione, e in difesa si sta concedendo un po' troppo, è meno arcigna e compatta la difesa ferrarese rispetto alla prima frazione. Majnovic, la palla per Dalla Costa, Krnic va a cercare la percussione, Dalla Costa spiazza Villoslada, e Dalla Costa è uno spettro costante per Villoslada, è diventata una sfida fra Majnovic e Dalla Costa. Peccato che abbiano segnato 15 gol in due e il tabellino comincia a diventare davvero impietoso. C'è la rimessa per Ferrara, tornata a meno 6 l'Ariosto, tutto da rifare. Salerno si conferma una formazione che non concede nulla, un pizzico di calo nel livello di gioco di Ferrara ha fatto sì che Salerno sia scappata nel punteggio. Crosta non trova il varco, subisce il fallo, 9 metri in favore dell'Ariosto. 12 minuti della ripresa, partita ancora lunghissima, punteggio molto alto. Tanic nel traffico, e c'è giustamente il fischio che porta al 7 metri. Arriva al 2 minuti per Ilaria Dalla Costa, molto sportiva la nazionale Ilaria Dalla Costa, che va immediatamente ad autodenunciarsi e a chiedere scusa a Tanic. Un bel gesto che, insomma, in una fase concitata di partita non è esattamente scontato. Beh, parliamo di professionisti, di giocatori importanti che calcano livelli come questo da tanti anni, sanno fare a comportarsi in campo.
Soglietti ancora la trasformazione, Soglietti contro Ferrari, e questa volta la meglio il portiere Campano. Stavolta Ferrari dice di no, è un'altra Ferrari rispetto al primo tempo. Decisamente, decisamente, direi che in questo solco scavato dalle ospiti molto del suo ce l'ha messo la portiere del Salerno con una serie di prodezze che ha fatto sì che Salerno abbia scavato quel break che la sta portando su un vantaggio abbastanza considerevole. Più 6 attacca per il nuovo massimo vantaggio Salerno, con ancora una lunga parte di una lunga fetta di ripresa da giocare. Costanzo va a cercare Romeo, para Villoslada, qui poteva anche esserci uno sfondamento, non viene fischiato, prova a ripartire l'Ariosto in velocità con De Santis. Tanic lancia la seconda fase, Tanic cerca De Santis, c'è un altro fallo, l'Ariosto però sta forzando, ma è superiorità numerica e questo è il dato, e insomma probabilmente potrebbe anche ragionarci su queste azioni. Assolutamente, bisogna essere tranquilli, cinici, sfruttare la superiorità numerica, smarcare la... ecco, invece succede che l'errore più banale con Martina Croste e Fabbricatore che cercano di liberare l'Argentina, ma il pallone termina fuori dal terreno di gioco. Errore che porta a una sanguinosissima persa, una persa che poteva, se evitata, permettere all'Ariosto di giocare per una riduzione sostanziale del passivo, un passivo che ormai da un paio di minuti ha toccato il suo assestamento sul meno 6. Krnic, Costanzo, lontanissimo Manojlovic, chiede aiuto a Krnic, Costanzo, Manojlovic è una furia, trova il modo di entrare, c'è il 7 metri, vediamo se se ne incarica direttamente lei o rientra dalla costa, proprio lei che se ne deve incaricare, Ramona Manojlovic con la possibilità di trovare ora sì addirittura il più 8, il più 7, perdon. Manojlovic spiazza Villoslada, rete apparentemente facile per Manojlovic che ritocca quota 8 il proprio score, e adesso però a ritoccare è Salerno che sul 26-19 costringe all'ultimo timeout coach Carlos Britos. Sì, l'ultimo timeout, il coach dell'Ariosto Ferrara prova a ricaricare le sue ragazze, punteggio parla chiaro, 26-19 con Salerno che in questa ripresa ha cambiato marcia, ha saputo chiudere le maglie in difesa. Per l'Ariosto è stata notte fonda con Tomova che ha perso un paio di palloni sanguinosi e non è riuscita a mantenere la prolificità della prima frazione, un paio di palle perse gratuite con Ferrara che concedeva poi la ripartenza alle ospiti che con freddezza, con giocatrici di importanza a livello nazionale notevole, non hanno dato scampo a Villoslada, portiere di Ferrara che in questa ripresa ha compiuto una sola parata, per il resto le conclusioni delle campane non hanno mai dato scampo all'estremo difensore ferrarese. Si ritorna in campo con il punteggio di 26-19 con Ferrara che deve obbligatoriamente cambiare marcia, ricucire il punteggio per non vedere scappare definitivamente la Iomi Salerno e rimanere purtroppo per le ferraresi ancora ancorate a quota zero in classifica. È uno zero che fa male, ovviamente credo nessuno avrebbe chiesto all'Ariosto, che adesso sta giocando senza portiere, di trovare punti nelle partite casalinghe contro Salerno e Bressanone, con tutto che con Bressanone la partita è stata assolutamente in bilico fino all'ultimo possesso, con le sconfitte di Casalgrande e contro Leno, le due trasferte in casa di Casalgrande e Leno che hanno complicato non poco questo avvio di stagione, un avvio di stagione che vede per il momento l'Ariosto, come dicevi bene tu, con una proiezione aperta a di 0-4 e si ritornerà in campo a fine ottobre, quindi insomma potrebbe essere un lungo mese di allenamenti con la testa ovviamente a una classifica che non è quella aspettata. Sì, ma soprattutto tu citavi gli incontri precedenti, l'esordio di campionato contro Bressanone, contro Brixen, per Ferrara è stata veramente sanguinosa, una partita che la si poteva concludere vincendo, pareggiando, invece con una sanguinosa persa finale si è concesso i due punti alle avversarie
quando si aveva tutto in mano per poter sbloccare già la prima giornata il punteggio in classifica. Recuperata da parte di Marrocchi, Marrocchi che poi va a commettere fallo su Krnic, e diciamo che è uscita forte forte qui Fernanda Marrocchi su Krnic. È ovviamente da considerare un fallo di gioco, ma è uscita molto decisa la pivot 24, maglia numero 24, Majnojlovic trova un gol incredibile a fil di palo, 9. Grande classe, un braccio veramente notevole, palla all'incrocio dei pali, risponde, si risveglia la Tomova, risponde probabilmente, si è sentita chiamata in causa da Majnojlovic, bravissima la bulgara con un diagonale all'incrocio dei pali, punteggio di 27-20. Tutto giusto dire gran braccio, niente da dire Beppe, ma è il polso che funziona, perché la palla è veramente sempre a fil di palo. Ramona Majnojlovic conferma di essere sicuramente il prospetto più a lunga gittata di questo movimento, forse la miglior giocatore che si è vista in questo primo spicchio di campionato a Ferrara. Gioca da straniera, ma italianissima Ramona Majnojlovic. La deviazione da parte di Crosta, non riesce a Viloslada a toccare questo pallone, pallone che viene messo sul fondo, ma l'ultimo tocco ovviamente ridà il possesso alla Iomi. C'è Romeo che non si fida nel passaggio a Krnic, non è contentissima Krnic, che va a servire con un bel passaggio Costanzo illumina cercando Napoletano, ancora Costanzo, c'è il passivo per Salerno, Natasa Krnic. Questo è un tiro che si poteva tranquillamente opporre, Viloslada qui non è riuscita a parare, adesso sta entrando un po' tutto a Salerno. Sì, la distanza era notevole, la conclusione Krnic era da distanza veramente importante, si poteva anche chiudere la traiettoria stringendo un po' le maglie difensivamente. Salerno ormai sta scappando, 28-20 è un punteggio eloquente che dimostra il livello, la differenza delle, complessivamente fra le due squadre. Tanic si blocca sulla difesa di Majnojlovic, Tomova è un missile ma che non scende, non gira il polso, palla incredibilmente precisa per Stettler che trova il modo di trovare anche la conclusione vincente. Non era per niente facile, primo gol per Stettler che allarga nuovamente il passivo, che si avvicina pericolosamente alla doppia cifra. Questo non è ovviamente quello che sperava l'Ariosto, Ariosto che però va detto in 20 minuti quasi, 18 minuti di ripresa, ha trovato soltanto 6 reti, mentre invece ne ha incassate 10. Sì, confusione, fatica a trovare la conclusione, bravura di Ferrari, portiere, ecco che sblocca adesso con Marrocchi, bravura del portiere Campano che ha chiuso la saracinesca per parecchi minuti ad inizio ripresa, il punteggio è eloquente, 29-21, adesso ferma Rocchi per Ferrara, ha dato un cenno di risveglio, che sia un inizio di rimonta, ma io penso che le campane non siano d'accordo, il punteggio è abbastanza tranquillo per loro, vediamo come sarà questo finale di partita. Martinez va a cercare l'aiuto delle esterne, Costanzo cerca Majnojlovic, che giocatrice Majnojlovic che cerca la giocata, non c'è stato tocco del portiere, giustamente Soglietti lascia correre il pallone fuori, palo di Majnojlovic, forse è uno dei pochissimi errori al tiro che ricordo della giocatrice in maglia numero 15 di Salerno. Se non l'unico visto fino adesso, è stata quasi infallibile. Ce ne sono stati due forse a inizio partita, insomma parliamo di una grande prestazione. No, stiamo parlando di dettagli nei confronti di una giocatrice che ha impresso la sua impronta in maniera importante, forse decisiva in questa sfida. 10 minuti al termine di questa sfida, una sfida che sta lentamente scivolando via con Ariosto che prova a spingere, Tanic, Tomova va a commettere fallo di sfondamento, è Costanzo che se lo va a prendere, è cresciuta anche Costanzo rispetto all'apparizione del primo tempo, a 7 prova a giocare in velocità, addirittura a bozzo di 4+2 per l'Ariosto con Krnic che ha tutto lo spazio del mondo, serve Martinez, si gira Martinez, trova anche il gol, diventa immarcabile anche Martinez, palla che è il gol numero 2 per Valentina Martinez, prova a spingere Crosta, riesce anche a rientrare Krnic a commettere il fallo che blocca il tentativo di contropiede, Ariosto un po' a spalle basse. E il punteggio parla in maniera eloquente, vedano sempre più scappar via le avversarie, ma non è solo questione di punteggio, è che la classe, il livello delle campionesse italiane nel corso della partita sta sempre più emergendo,
forse nei primi minuti con la determinazione, la grinta, Ferrari è riuscita a rimanere attaccata al carro, però col scorrere dei minuti la qualità ha sempre più impresso il marchio a favore delle salernitane. C'è il fallo su Tomova che sta provando a sparare le ultime cartucce. Ferrari para sotto fallo, c'è la possibilità di giocare un altro extra possesso. Tanic, palla per De Santis. Soglietti cerca la giocata su Tanic. Tanic va vicinissima alla chiamata di passi. C'è il passivo, inversione di possesso. La palla che viene permessa in ripartenza. Martinez trova il gol. Eccolo qua il più 10 per Salerno. Teste abbastanza vibranti della panchina di Salerno, tant'è che il punteggio comunque non cambia, si dilata fino al 21-31, più 10, prende il largo al minuto numero 52 Salerno. C'è l'invasione da parte di Tomova e adesso la partita sembra molto verso una fase di garbage time. Proprio così, Enrico. Salerno riesce tutto, sono in fiducia. La fiducia è quella che sta cominciando a scemare nelle file dell'Ariosto Ferrara. Conclusioni abbastanza estemporanee, poca costruzione del gioco. Ora Soglietti mette ancora una volta alla prova la qualità di Elisa Ferrari, che si rifonde con una prodezza andando a chiudere un pallonetto di Katia Soglietti, negando la rete e esultando in maniera veramente importante, concedendo una nuova azione offensiva per la Iomi Salerno. Beh, Ferrari è così, quando si esalta comincia a parare tanto. Qui ovviamente l'Ariosto non l'ha messa nel massimo delle proprie difficoltà, ma sono arrivate due parate di fila che permettono a Ferrari di comunque mettere a tabellino solo 7 reti incassate in 23 minuti di ripresa, molto meglio rispetto alla prima frazione di gioco. Anche sulla proiezione Costanzo va a cercare una soluzione offensiva, Manojlovic cerca l'imbucata, non riesce Tomova a fermare, ma c'è l'invasione di Martinez. Viloslada, Tanic fa ripartire Tomova, corre forte l'Ariosto, palla per Marrocchi. Marrocchi trova il gol, ma il gol non vale. C'è l'invasione da parte di Fer Marrocchi, campo aperto, tutto lo spazio del mondo per Francesconi, alla quale sfugge il pallone. Manojlovic l'aveva sostanzialmente invitata a un tiro aperto. Sì, non punisce Marrocchi Francesconi, perdendo la maniglia, come si dice. Il pallone era docile, la giocatrice era libera, la saponetta però sulle mani della giocatrice di Salerno ha fatto sì che il pallone sia terminato fuori dal terreno di gioco. Comunque poco male per le campane, punteggio di più 10, 31-21. Ormai direi che i due punti viaggiano verso la cassaforte a favore di Salerno e Ferrara, che si avvicina sempre più a un'ulteriore nuova sconfitta. Crosta la palla per De Santis, Soglietti cerca l'angolo, lo trova, c'è la rete da parte di Katia Soglietti. Soglietti che cerca ovviamente di tenere alto il ritmo, il palo da parte di Manojlovic, palla che rimbalza sulla schiena del portiere ed entra. Anche un pizzico di sfortuna qui da parte di Viloslada, alla quale ovviamente oggi non ha girato questa partita. De Santis, la palla per Crosta, Crosta dalla spazzatura raccoglie il pallone per Ferrara. Che parata di Elisa Ferrari, che sembrava spiazzata sul secondo palo, poi ha fatto un movimento rallentato con la mano di richiamo, ha tolto il pallone dal primo palo. Sì, ormai non si contano più le prodezze dell'estremo difensore ospite. Chiara Ferrara questa volta non è riuscita, come è successo in precedenza, a superare Elisa Ferrari. Punteggio ancora di più 10 con le ospiti campioni d'Italia a manovrare e costruire una nuova azione offensiva. Abbastanza abbacchiata Fernanda Marrocchi in panchina, si è seduta nell'ultimo gradino, un po' come l'ultimo seggiolino del pullman. La palla per Francesconi, palla che entra, altra rete per Anna Giulia Francesconi, sale a quota 5, inarrivabile Manojlovic che ormai ha varcato la doppia cifra. 10 reti per Ramona Manojlovic, c'è vicina anche dalla costa. Ferrara, la palla per De Santis, De Santis cerca un pallone filtrante, esce anche Soglietti, c'è lo biondo in contromano. Angelica Manfredini trova il primo gol della sua partita, è il gol del nuovo meno 10,
Manojlovic, la palla per Martinez, c'è il rigore, il fallo di Tanic. Vedremo se se ne incaricherà la solita Manojlovic. No, dovrebbe andarci Giulia Rossomando. Prima apparizione per lei in campo, prima l'avevo equivocata a distanza con Francesconi, ovviamente non se ne avranno a male. La parata di Vitale, Vitale che para il rigore a Rossomando. Errore della Mancina con De Santis che corre in contropiede, prova l'imbucata, si riprende il palleggio, Tanic trova il gol. Un gol anche bello, questo gol pregevole, sale a quota 24 Ariosto. La chiusura, Ramona Manojlovic stampa la traversa, c'è il 9 metri con la 15 che non ne vuole nemmeno lontanamente sapere, a 4 dalla fine di alzare bandiera bianca. No, impressionante la progressione di Manojlovic e la potenza della conclusione, veramente impressionante la qualità di questo ragazzo. Dalla Costa, il pallone per Costanzo. Dalla Costa ancora, continua a circolare il pallone, è scivolato via il cronometro, mancano 3 al termine di questa sfida. Costanzo, Manojlovic per Rossomando, va a trovare il gol, e no, c'è l'invasione, gol non valido, ha provato Manojlovic a far segnare la compagna che aveva errato il rigore. De Santis trova il gol, brava Martina De Santis. Francesconi invece viene fermata per 2 minuti. Seconda rete in questa partita per la ex di turno Martina De Santis. Punteggio che resta sul meno 10. 25 a 34, pardon. Torna sul meno 9 con De Santis, la formazione di coach Carlos Britos, per la quale ovviamente si apre un mese, Beppe, di riflessioni. Sì, inevitabile, guardare la classifica è veramente un esercizio difficile. Anche perché il calendario dice appena si rientra dopo l'enorme sosta di campionato c'è la trasferta di Cassano, e se non cambiano le cose Cassano ci arriva a zero come l'Ariosto. Scontro diretto fra i due fanalini di coda, una delle due si candiderà a Cenerentola della stagione, d'accordo, la stagione è ancora lunghissima, c'è tempo per rimontare, però questo avvio di stagione è veramente da brividi per l'Ariosto Ferrara. È certamente da brividi a livello di risultati, poi andando ad analizzare le singole prove, se non fosse arrivato, ma ripeto, con i condizionali non si è mai costruita la minima situazione sportiva, se fosse stato un risultato diverso quello maturato con Bressanone, è lì probabilmente che l'Ariosto un pochettino ha pagato dazio, perché lì fai punti contro una delle squadre più forti d'Italia, ti cambia la stagione. Vincere aiuta a vincere, ti dà autoconsapevolezza, e poi fare lo scalpo di una squadra importante come Brixen sarebbe stato veramente importante. Passivo chiamata Salerno, che ha la possibilità di attaccare, ma ha ovviamente l'unità in meno in campo. Dalla Costa per Manojlovic, la deviazione con la murata difensiva da parte di Crosta, altro extra possesso per Salerno che però deve gestire il passivo. Rossomando cerca e trova Manojlovic, deve andare alla conclusione Salerno, con Dalla Costa che scarica su Rossomando, trova il gol Rossomando. Sono stati un po' tanti in effetti i passaggi che hanno portato alla rete di Giulia Rossomando, praticamente però tutte le giocatrici di movimento di Salerno, a parte Loretti Matos, hanno trovato il gol, e quindi 25-35, punteggio che si è ormai canalizzato sulla doppia cifra. Altra parata di Elisa Ferrari che chiude la porta a Martina Crosta, ci aveva provato con una conclusione forse non troppo convinta, d'altronde il punteggio lo vedono anche le ragazze in campo. Elisa Ferrari, protagonista assoluta di questa ripresa, veramente ha chiuso, ha parato tutto quello parabile, forse anche qualcosa in più, ed è stata una delle protagoniste di questo stacco nel punteggio operato da Salerno nella ripresa. Aveva segnato anche questo Ramona Manojlovic, arriva il fischio dell'arbitro, a bloccare l'incedere, a non convalidare di fatto il gol quando mancano 65 secondi al termine. Dalla Costa invece sì che lo trova la rete, sale l'area Dalla Costa a quota 8 in questa partita, partita che in questo momento ovviamente ha già fatto scorrere i titoli di coda, ultimo minuto per l'Ariosto per cercare un gol che potrebbe quantomeno
alleggerire un po' l'animo, non arriva, arriva una persa con l'Ariosto che adesso dovrà ricomporsi in tandem difensivo. È una Iomi Salerno che bisognerà vedere se deciderà di attaccare. Gioca anche un po' per il tabellino dalla Costa, che forza, prende il palo, sorride la giocatrice della nazionale, palla arriva in qualche modo a Ferrara che trova un gran bel gol. Chiara Ferrara fa esplodere il palaboschetto, un palaboschetto che rende merito a una giocatrice che comunque di mollare non ne ha il minimo, la minima intenzione, e peraltro riporta anche l'Ariosto a meno 9 e quindi ha anche un qualche merito statistico. 10 secondi al termine, ultima conclusione disponibile del match per Salerno, mai Noilovic, c'è la difesa da parte dell'Ariosto, vediamo se c'è spazio, non c'è spazio per un contropiede aperto, finisce così 26-35 per Salerno, che avrà una partita da rigiocare a ancora su Biudice, lo scontro diretto pareggiato sul campo contro Pontigna, ma verosimilmente da rigiocare. Per la Iomi è il momentaneo aggancio alla coppia di capoliste in classifica, per l'Ariosto invece è una situazione diversa, è uno 0-4 dopo 4 giornate e la prospettiva è quella di andare a Cassano Magnago in uno scontro assolutamente diretto con 0 punti in classifica e un mese per rimuginarci su. Enrico, c'è poco da dire, il campo, il verdetto del campo è stato impietoso, i valori sono completamente differenti, Ferrara in questo momento è in seria difficoltà, Salerno si è dimostrato ancora una volta squadra capace di lottare per lo scudetto, lotterà fino alla fine, Mainolovic è una giocatrice impressionante, difficile da fermare per qualsiasi difesa, Ferrara ci ha provato nella prima frazione, ha alzato bandiera bianca nella ripresa. Grazie mille a tutti, grazie Beppe Celleghini, un saluto da Enrico Bonzanini, è tutto per questa diretta di Eleven Sport, l'appuntamento torna alla prossima sfida casalinga, il bel applauso del palaboschetto all'Ariosto per celebrare comunque quello che è stato uno sforzo, se vogliamo anche improbo, contro una squadra che anche quest'anno si candida ovviamente come favorita assoluta per Coppa e Campionato. Buon proseguimento di serata.